Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi giuntiamo il cavo LAN, il cavo Ethernet. Sinceramente vi devo dire che se potete evitarlo è meglio. Infatti non è proprio una bella cosa giuntare i cavi LAN, come non è una bella cosa giuntare i cavi elettrici. Sarebbe meglio averli tutti lunghi. Però il problema è che a volte non è possibile. Magari non abbiamo un altro pezzo di cavo abbastanza lungo, ci possono essere dei problemi, ci possono essere delle situazioni, quindi a volte siamo obbligati a aggiuntarlo. E se siamo obbligati, questo è il video giusto. Ci sono due modi per aggiuntare il cavo LAN e noi oggi li vedremo entrambi, uno un po' più semplice, uno un po' più difficile. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, perché vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, se dobbiamo aggiuntare due cavi pluggati, quindi che hanno il plug, basta utilizzare questo apparecchietto. Costa veramente pochissimo, tipo 2 euro, e averlo nella nostra valigetta del computer non è male. Basterà mettere un plug da un lato e un plug dall'altro e abbiamo aggiuntato i nostri cavi, quindi possiamo allungare il nostro cavo. Questione differente, e quindi passiamo al secondo metodo invece, è se ci troviamo di fronte a dei cavi non pluggati. Diversa cosa invece è se ci troviamo di fronte a questa situazione. Cavo da una parte, cavo dall'altra. Come facciamo a riuscire in qualche modo a aggiuntarli? Ecco qui la soluzione. Connector box, in questo caso è un categoria 6. Guardate un po' che roba veramente bella. Andando a crimpare i fili da un lato e dall'altro, e poi chiudendo il nostro connector box, possiamo andare a aggiuntare i cavi. Questo è particolarmente utile se, come è successo a me quando ho creato la mia rete cablata in casa, mi sono accorto dentro la scatola di derivazione che il filo era troppo corto. A quel punto avrei potuto utilizzare questa scatoletta, che tanto sarebbe stata nascosta dentro la cassetta di derivazione, per andare a aggiuntare i cavi. Come ho detto nell'anteprima, non è mai bello aggiuntare i cavi, cioè sarebbe meglio non farlo, però se è necessario lo facciamo. All'interno della confezione troverete anche questo bello schemino che vi aiuta a utilizzare lo standard 568B o 568A. Come abbiamo detto nel video della rete cablata, lo standard più recente è il 568B, quindi utilizzeremo questo. Ora, basterà seguire i numerini che troviamo dentro questo schemino e riportarli esattamente all'interno del nostro connector box per riuscire a giuntare i cavi. In questo caso, essendo che il posto è un po' stretto, potrebbe essere buono avere lo spingicavi, adesso non mi viene in mente il nome preciso, comunque c'è un attrezzino che adesso vi faccio anche vedere che spinge i cavi all'interno. Ovviamente non vanno spelati, ve lo dico subito così poi non me lo chiedete nei commenti, ma vanno semplicemente spinti con forza all'interno. Nel caso voi non abbiate questo, come lo chiamo, strumento, ecco, tenete i cavi leggermente più lunghi così riuscite a fare forza e a ficcarli con forza dentro. Come vedete all'interno, qui all'interno non so se si riesce a vedere nella ripresa, io adesso vedo di ingrandirvi il più possibile, ci sono come delle lamelle, come dei coltellini. Ecco, questi vanno a tagliare il cavo e quindi si vanno a inserire all'interno del filo di rame che c'è all'interno dei nostri cavi. Adesso io vi faccio vedere come montarlo, ci rivediamo quando ho finito di fare questo lavoro. Seguiamo ovviamente i numerini, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bianco, giallo, giallo, verde, bianco, verde. Comunque adesso vi faccio vedere.
Ok, adesso faccio la stessa cosa dall'altra parte, ci rivediamo quando è tutto finito. Ed ecco qua, la nostra giuntura è fatta, tagliamo sempre i cavi in eccesso, ecco, controlliamo che non scappino i cavi, compratevi, se dovete fare questo lavoro ragazzi spendete qualche euro, prendetevi l'attrezzino per spingere questi cavettini che fate molta meno fatica e soprattutto rischiate meno di rovinare tutto, molto bene. Una volta che siete sicuri che tutti i cavi sono spinti bene, che tutto il lavoro è fatto a regola d'arte, mi raccomando, comunque poi ovviamente faremo un test, no? Quindi a questo punto ci sono questi bellissimi fermacavo, andiamo a inserirli. Una volta che abbiamo inserito anche i fermacavi, andiamo a chiudere la nostra bellissima scatoletta. Ecco qua. E il nostro cavo è giuntato. Volendo vi danno insieme altre due di questi, perché magari le dovete appendere al muro, non lo so. Avete insieme anche un biadesivo. Il concetto è che il vostro cavo è perfettamente giuntato. Ora ovviamente dobbiamo fare un test con il nostro solito test della rete per vedere se tutto funziona. Una volta che abbiamo fatto il test e siamo sicuri che tutti i cavi sono stati collegati correttamente, siamo a posto. Bene signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito quindi a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.